Mirko, 9 punti di vantaggio. Tu già sei stato felice con 6 punti di vantaggio prima dello scontro diretto. Sono adesso 9, però adesso c'è anche la voglia di dimostrare a Catania che il Gela è capolista con merito, quindi nessun calcolo. Assolutamente, nessun calcolo, anche perché mancano 4 partite. E ciò non significa che dobbiamo abbassare l'attenzione, anzi, come hai detto benissimo, dobbiamo andare a Catania per dimostrare anche il nostro valore, visto che è un test con cui non ci possiamo misurare, visto comunque il blasone della San Pio, che conosco bene e rispetto tantissimo, anche perché li conosco da diverso tempo, e quindi per noi sarà un banco di prova anche per testare la crescita dei ragazzi. Seppur manchino poche partite, come arriva la squadra a questo scontro, possiamo dire non decisivo, perché poi ci sarebbero anche altre 3 partite per rimediare e vincere lo stesso, però come arriva la squadra a questa partita? Hanno tanta voglia, c'è tanto entusiasmo, i ragazzi iniziano ad assaporare ciò che comunque all'inizio la società aveva indicato come obiettivo, quindi loro stessi iniziano a crederci sempre di più e quindi si divertono. Devo ammettere che anche in allenamento siamo numerosissimi, e si divertono giocando, hanno voglia di apprendere anche dai più grandi alcuni movimenti, decisamente sono sul piglio e sulla crescita che comunque la società ha come obiettivo, cioè nel senso che puntare su questi giovani, perché sono il domani del Gela. Non è un caso, nelle ultime partite sono sempre di più i ragazzi 2002, 2003, 2001 che sono titolari in questa squadra. 2004, quindi la società è stata chiara, cioè l'utilizzo dei giovani deve essere costante, costante perché comunque alla fine lo meritano, ecco, e non perché solo la società la indica. Sabato già il Gela potrebbe festeggiare a Catania il ritorno in promozione. Ma speriamo, noi andiamo a giocarci questa partita come tutte le altre, come ogni domenica. E chissà, perché no, andare a festeggiare la promozione a Catania, però in ogni caso se così non fosse, poi ci sono altre 3 gare da disputare. Tu hai visto la partita proprio della Catania San Pio, ed è una squadra che ha un buon organico, anche se ha perso e ha sfiorato più volte il pari alla vittoria in questa sconfitta. È una squadra che abbiamo visto anche a Gela, fatta di giocatori molto esperti, in un campo tra l'altro che mi dicono piuttosto stretto. Sì, la San Pio tra l'altro l'ha dimostrato di essere un'ottima squadra, una buona squadra, perché non aveva perso ancora una gara come a noi. È una squadra di categoria, una squadra di giocatori che c'è un gruppo di giocatori che fa solo la prima categoria, hanno vinto non so quanti campionati. Quest'anno, male per loro, hanno incontrato nel loro percorso il Gela.